Noi devo dire l'abbiamo scoperto anche un po' prima che diventasse così tanto famoso, perché anche l'anno prima avevamo voluto Pasquale a tutti i costi. Beh, poi diciamo la fortuna di Pasquale è stato il programma di Takashi, Takashi che l'ha portato veramente alla ribalta, e tanti patinatori dopo aver visto quel programma sono andati a cercarlo. Sono un team straordinario, tra l'altro abbiamo visto ieri nella danza, hanno delle veramente squadre veramente interessanti. Intanto andiamo a seguire, mentre il punteggio della Fuente era di 47-36, andiamo a seguire insieme l'atleta svizzera Romy Bühler. Triplo tolu, doppio tolu. Doppio salto, questo è un errore. Trotto la saltata, il flyset cambio piede. Jackson. Romy Bühler, noi abbiamo assistito alla sfida tra le due atlete svizzere all'Europeo, perché all'Europeo lei e Miriam Leuenberger si sono, diciamo, giocate l'unico posto per venire qui a Nizza ai campionati del mondo, e Romy Bühler veramente ci è riuscita recuperando tantissimo nel free, perché era 24esima dopo lo short, mentre 21esima si era piazzata la sua, diciamo, compagna rivale, e poi invece col 18esimo posto nel free è riuscita a surpassare di una sola posizione l'altra atleta, e dunque a conquistare questo prestigioso pass, perché insomma essere al mondiale è davvero un prestigio e un onore, penso, per tutti i pattinatori. Lo vediamo anche da quanta tensione c'è anche tra le coppie, diciamo, che ai mondiali sono abituati. Sì, è una tensione diversa da qualsiasi altra gara. Lei è un'atleta molto coreografica, bella da vedersi, frizzante su questa coreografia, poi era proprio musicale, ha riempito bene il programma, c'erano tante transizioni. Peccato l'errore tecnico, bene la combinazione, questa triplo toe, doppio tolup, qui doveva attaccare il triplo salkov, invece è solamente doppio, proprio un errore di ritmo, non è entrata perché era in asse perfettamente. La disperazione dell'allenatrice. Ecco, voi vivete una situazione pazzesca, penso, lì a bordo pista, Sì, vivono delle tensioni davvero incredibili.
il doppio Axel. Ecco qui vediamo la prima atleta di oggi che salta, tra virgolette, noi diciamo mancino, ovvero sia in senso orario, ed è una caratteristica che ha anche la nostra Carolina. Quindi tutto quello che normalmente vediamo girare in senso antiorario qui invece gira in senso orario. Per i giudici ovviamente non fa nessunissima differenza, semplicemente è la predisposizione naturale di un pattinatore all'inizio, ma questo si decide proprio ai primi tempi, dai primissimi salti che si fanno si decide se si sarà destri o mancini, diciamo così. Quindi è proprio, cioè una, si va a valutare l'attitudine. Sì, l'attitudine che non ha niente a che vedere con la manualità. Ah. Non necessariamente una persona che scrive con la mano sinistra poi salterà in senso invece orario. Ed ecco il punteggio per Romy Buer, il suo miglior punteggio della stagione, 44-02, 23-78 per il tecnico Elements, 20 e 24 per il Program Component. In questo momento dunque va in quarta posizione.